Ciao a tutti ragazzi, sono Joker e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo in una postazione un po' mobile, sulla mia sedia. No, siamo a parte di tutto. Sto registrando non dal mio PC perché vi volevo fare un video un po' diverso. Infatti non ho fatto in tempo a registrare nessun gameplay perché finalmente il benamato cazzo di computer ieri mi è arrivato, quindi sono stato lì a montarlo, poi l'ho preso senza sistema operativo, sicché ho messo anche il sistema operativo, l'ho craccato e tutto, bla bla bla. E quindi vi volevo far vedere un attimo la postazione, diciamo, da gioco, un po' come è arrivata tutta la roba. Ve lo facevo vedere un po' tutto, perché avevo già fatto l'unboxing della roba, ma penso che magari è più carino vederla così, già tutto montato, com'è. E per non annoiarvi anche, quindi vi giro un attimo lo schermo, perché io sapete, no, che mi arrangio tutto a registrare con quello che ho, sto registrando col mio cellulare, non diciamo la marca, per non essere bannati per pubblicità occulta. Quindi giriamo la fotocamera e poi vi faccio vedere un po' tutto. A dopo. Eccoci, ci siamo. Allora, questo è lo schermo che, diciamo, vi avevo accennato. No, non ve l'ho pubblicato il video, quindi non sapevate un cazzo. Lo schermo Asus che ho preso adesso, arrivo, ecco, sono abbastanza distante. È molto grande come schermo, non mi ricordo le dimensioni, però LED, quindi si vede anche molto bene. La tastiera poco tamarra, molto poco tamarra, sì sì, per niente direi. Insieme al mouse, veramente, anche questo non sono tamari per niente, per zero proprio. L'ho presi e su Amazon, ho preso tutto su Amazon, computer, tastiera, che ora vi farò vedere anche il computer. E sono in accoppiata tastiera più mouse della Cooler Master. Eccolo qui, Cooler Master Storm, molto carino il mouse, e anche con due tasti laterali, con questi grip di gomma qui per non far scivolare quando giocate. Per ora non ci trovo, non ho ancora provato, diciamo, in gioco, però sembra abbastanza, mi ci trovo bene per ora, così a prima vista, a primo impatto. La tastiera molto figa con i LED e tutto. L'unica pec è che se io spengo la luce, provate voi a riconoscere i tasti. Cioè, guardate, ora sono veramente vicino, ma fidatevi che è occhio nudo, a meno che non siete, diciamo, che potete scrivere anche occhi chiusi tranquillamente, non vi troverete un cazzo. Quindi dovete tenere i LED accesi, però li avrete tutti uguali, quindi tanto figo. Passiamo al pezzo forte, ragazzi. Eccolo! Molto figo, eh? Tutto blu, come avete potuto vedere. Un attimo che tiro fuori. Lo tiro un po' fuori così, per farvelo vedere meglio. Allora, eccolo qui. Guardate che spettacolo. Si può vedere anche dentro. Forse voi non vedete un granché. Comunque questa è la ventola di raffreddamento. E dentro si possono vedere da qui, da qui e da qui, tutti i vari componenti. Magari voi non vedete un granché, però ecco, forse sì ora. Però ci sono, ve lo garantisco. Il computer è stato assemblato e spedito dalla VBox. Anche questo l'ho preso su Amazon. Qui ha tutte le varie entrate. Molto figo secondo me anche questo case. Guardate qui anche la temperatura vi segna del computer. È veramente una figata. Molto bello, eh? Vi piace? Ha messo un botto, lo rimetto a posto, scusate. Allora, la scatola con cui è arrivata è questo. Qui ci sono un pochino le cose, le entrate che ha il questo case. Bla bla bla, microfono, tutto, ovviamente ha tutte le entrate normali, ve lo faccio vedere perché guardate quanto è figo. E non l'ho pagato neanche tanto per le caratteristiche che ha. Ho cercato veramente un botto, ma il rapporto qualità-prezzo è il migliore. Era anche scontato di parecchio. Costa tipo 760 senza sistema operativo, una cosa del genere. Poi, vabbè, vi ce lo installate da voi. Almeno risparmiate 250 euro di sistema operativo. Insomma, quella roba lì. Però se siete onesti e volete pagarlo, fate voi. E comunque, dicevo, l'ho pagato circa 500, una cosa del genere, 530 sul computer ovviamente. Però la scheda grafica dell'Nvidia GeForce, no, Nvidia 750 Ti è arrivato, dicevo, in questa scatola. Tutto imbustato, tutto perfetto, eccolo qui. Se volete sapere, è il VBox Scorpius 16, che si differenzia da magari lo Scorpius 29 per il colore dell'app, perché infatti c'è anche colore verde e rosso.
Intanto vi rifaccio della postazione. Ora, vabbè, mi sono arrangiato con queste cose di merda. Poi metterò i cosi del coso della cosa. No, metterò le cuffie. Poi avevo preso anche questo tappetino che è la taglia small, sempre della Cooler Master. Il tappetino veramente ottimo. Ho pagato 5 euro, ragazzi. Però è fantastico perché non scivola. Perché dietro questo gommato, non lo so, all'inizio magari quando vi arriva sarà leggermente così, basta che, perché è nella scatola che ora vi faccio vedere, basta che lo teniate un pochino così, si appattisce tranquillamente, garantisco io. La scatola dove c'erano tastiera, mouse e schermo è questa, era arrivata così. Questa era la scatola del tappetino che era rotolato qui dentro. Questa era invece la scatola della tastiera del mouse. Adesso la metto sulla sedia se mi riesce per farvi vedere meglio. Eccola. Tastiera e mouse Devastator. Così se vi interessa, se vi può piacere, ve la andate a comprare. Non costa un cazzo. Tastiera più mouse 25-30 euro. 30 euro mi pare. Queste sono le caratteristiche che non vi sto a leggere. Se volete mettete in pausa, ve le leggete da sole. Perché tanto a non tutti interesserà. E poi questo era lo schermo Asus VE, qui ho scritto la data fin quando è in garanzia per ricordarmelo, VE 247 appunto dell'Asus. Eccolo qui, completo di tutti i collegamenti. Mi mancherà l'HDMI ovviamente, che me lo andrò a comprare oggi. Infatti però sono collegato col DVI e con l'audio normale. Allora, fammi rimettere un attimo a posto qui. Allora, chiudi. Non è facile con una mano, ragazzi. Pensavo fosse. Adesso capisco come mai tutti dicono che con una mano è un casino. Perché è veramente un casino. Siamo rallentatissimi. Allora, comunque, questo è il computer. Ho messo Windows 8. Che mi garba un botto, è veramente figo. Ci sono anche tutte le app. Perché vi ho fatto questo video? Perché così, adesso torniamo un attimo qui. Così, se adesso che ho anche il computer decente, se volete qualche gioco sul computer, cioè farò qualche gioco sul computer. Sì, ho intenzione di espandere un pochino il campo dei giochi trattati. Quindi, se vi interessa qualcosa in particolare, non lo so, Minecraft, qui ci sono anche alcune applicazioni, quindi se voi avete anche le applicazioni, cioè se ne volete vedere una, ditemi quale. Qui ci sono tante applicazioni, possibilmente gratis perché sono tirchio. No, vabbè, sto scherzando. Metterò anche Clash su PC, Minecraft, giochi online, insomma, qualsiasi cosa. Tanto quanto è figo, ragazzi. Insomma, qualsiasi cosa fatemi sapere. Io vi saluto perché vi ho già rotto anche troppo coglioni. No, dai, spero di no. Spero di esservi stato di compagnia. Che a me piace vedere anche quando gli altri YouTuber fanno questi video un po' così. È una postazione, non è una postazione gaming, perché io non sono un fissato del game, però abbastanza caruccia, no, direi. Comunque, io vi saluto. The Joker è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.